all'interno della sezione di massima sicurezza del caso di reclusione San Michele, sezione dei collaboratori di giustizia, per l'ennesima volta, quarto o quinto anno consecutivo, grazie a Mario Giulio Abrizio, al Salone del Libro, siamo sempre presi in considerazione per l'adozione di uno scrittore, quest'anno Leo Ortolani, fumettista meraviglioso, amato da tantissime persone presenti qui nella stanza che non possiamo mostrarvi, ed è un'esperienza che è coinvolgente, ci prende in prima persona e ci permette di portare le relazioni tra le persone, che è un'attività di ICS, l'Istituto di Cooperazione e Sviluppo di Alessandria, e credo anche un obiettivo del Salone. Sì, adotto uno scrittore, un progetto che ha 21 anni, porta gli autori nelle scuole per, non per un evento singolo, ma per tre appuntamenti in classe più un appuntamento al Salone, perché l'obiettivo del progetto è quello della relazione tra le persone, il libro, la cultura come strumento di relazione e di integrazione tra persone diverse con esperienze differenti. Quindi questa è la specificità di questo progetto, e la continuità e l'idea di gruppi relativamente piccoli con il quale l'autore adottato entra in relazione. Siamo, come diceva il professor Mercurio, siamo già in questa casa di reclusione da alcuni anni e siamo felici di collaborare con questo gruppo di lavoro, dalla dirigente, soprattutto il professore che si impegna, insomma, che ci consente di fare un lavoro molto ben fatto, che coinvolge anche, cosa che non capita in tutti i carceri, anche studenti esterni insieme che entrano dentro.